Anche se la denominazione ufficiale sarebbe campionato europeo a squadre, Bovecchio lì ha suonato un po' la carica dopo una prima giornata disastrosa, un po' come per molti aspetti questo inizio di campionato d'Europa degli azzurri. Dai che Norbert magari suona la carica anche qui e cambiano le carte in tavola. No, bisogna aspettare un po' per suonare la carica, quantomeno. Decide subito di annullare, se ne vergogna, il campione d'Italia, che dopo aver sfiorato tante volte la misura simbolo per il confine tra livello internazionale e no, è arrivato quello 80-37. Intanto è uno dei pochi non militari, uno dei pochi leader. Il piazzamento finale. Tocca a Norbert Bonvecchio. Vediamo, il primo lancio ha corto e quindi annullato. Corto e ha preso un angolo di uscita che... Servono 78 metri almeno per... E questi non sono 70. Avrà un ultimo lancio per provarci. Era molto stretto nel finale, per cui poco avanzamento, poca penetrazione. Il lancio è abbastanza corretto. Non bisogna naturalmente sbandierare, tra virgolette, fare uscire l'attrezzo dalla traiettoria, dalla linea di lancio rettilinea. 69 metri e 38 però. Ecco il lancio di Norbert, Bonvecchio. S'arrabbia. Peccato, la più brutta gara dell'anno per l'atleta trentino dell'Atletica Trento. Un nullo e due lanci sui 69 metri. E questo anche meno. 68 e 63. Sicuramente non un buon 29esimo compleanno. Se lanci a 11 metri dal tuo personale, si commenta. Norbert Bonvecchio che non ha trovato la maniera più adatta per festeggiare il suo compleanno oggi. No, direi che è più che un regalo, è stata veramente una bella mazzata. Devo dire che oggi non sono riuscito a trovare feeling assolutamente con la pedana, ma non è una scusa abbastanza valida. Devo dire che devo partire da qua per cercare di ricostruire qualcosa, perché non me l'aspettavo proprio. È stata una stagione bellissima, mi aspettavo qua di riuscire a esprimermi al migliore dei modi. Ho finalizzato tutta la stagione a questo evento, quindi bisogna fermarsi e ragionare su cosa ho sbagliato, insomma. Un problema più mentale, Norbert? Credo proprio di sì, perché la condizione fisica assolutamente c'era. Sto riguardando il gesto, non... Eccoti. Irriconoscibile. Irriconoscibile. Sarà meglio analizzarlo per capire cosa non fare. Spiace, mi spiace molto. Grazie mille. Ciao. Ciao.